negli ultimi anni finalmente si è affermato il concetto che la street art può in qualche modo scoprire delle realtà difficili, delle realtà dimenticate, e questo credo sia proprio l'obiettivo dell'amministrazione. Quindi quando ci sono delle amministrazioni così illuminate per me, perché ovviamente si interessano del mio campo, è quello appunto dell'arte urbana, io accolgo subito, diciamo, queste proposte che per me appunto sono illuminate. Questa è una zona, quanto ho capito, abbastanza complicata, difficile, quindi è giusto accendere un faro su questa zona, e poi so che, diciamo, quest'opera è un punto di partenza di tutta una serie di progetti che andranno a recuperare e a portare beneficio a tutte le persone che ci abitano. Mentre come Iorit ha colto l'idea di Nino Gaetano, è nato proprio il suo corpo? Beh sì, era perfetta la combinazione, Bretone, Nino Gaetano, non si poteva dire di no. Quanto conoscevi Rino Gaetano e Crotone prima di questa esperienza? Crotone, devo essere sincero, conoscevo ben poco, sapevo che era una località di mare molto bella, però non c'ero mai stato, quindi non conoscevo bene la città. Rino Gaetano, ovviamente, uno dei miei miti come cantautore, una di quelle figure che, di riferimento di una generazione, comunque non è la mia perché io sono del 90, però nonostante questo c'era ancora l'eco, e c'è l'eco di tutte le canzoni che ha fatto. Senti, c'è un elenco delle tue opere, qualche opera alla quale sei maggiormente affezionato? Forse questa potrebbe rientrare tra quelle che... Certo, perché no? Sì, sì. Beh, diciamo, ripeto, la combinazione è perfetta. Cioè, comunque fare Rino Gaetano nella sua città natale è bellissima quella cosa. I quartieri popolari ogni volta cosa ti ispira? Allora, io penso che per una vera emancipazione della società si deve partire appunto dai quartieri popolari, perché si fa tanto parlare di meritocrazia, di giustizia, però poi quando non abbiamo tutti quanti gli stessi diritti, quando non abbiamo tutti quanti le stesse possibilità, quindi di studiare, di diventare delle persone in qualche modo affermate nella vita, là non c'è giustizia di nessun tipo. Quindi dobbiamo fare pressione per avere scuole pubbliche, sanità pubblica, università accessibili a tutti. Solo in questo modo anche persone che vengono da famiglie umili possono diventare professionisti, possono affermarsi nel mondo, nella società. E quindi è proprio quello l'idea che io ho sempre portato avanti, l'idea appunto che dagli ultimi ci sono tantissime persone che potrebbero contribuire alla società ma sono impedite fisicamente proprio nel farlo, perché già magari l'accesso a scuola c'è dispersione scolastica, poi magari l'università non è accessibile perché ci sono troppe tasse, perché costa troppo. Quindi la giustizia sociale è questo, è dare a chiunque le stesse possibilità. La mia idea credo sia universale, pure quando magari dipingo Martin Luther King in un quartiere popolare di Napoli, l'idea è sempre quella, quindi l'idea di giustizia sociale e di riscatto, perché comunque nonostante noi siamo in uno dei paesi più ricchi al mondo, ci sono delle situazioni di marginalità, di povertà incredibili, quindi lottare affinché questo non succeda, per non parlare poi del resto del mondo che sta messo ancora peggio. Io ho detto e ripeto che penso che ci sia purtroppo anche da parte occidentale una sorta di propaganda, quindi io credo che sia una situazione storica molto pericolosa, forse ci volevano e ci vorrebbero artisti coraggiosi come era appunto Rino Gaetano, che sicuramente io credo avrebbe avuto delle parole di quantomeno di riflessione. Certo, io penso che andare allo scontro frontale, cercare in tutti i modi la guerra, considerando che la Russia ha 5.000 testate atomiche, mi sembra un po', scusate, passatemi il termine, una grande cazzata, a meno che non vogliamo distruggerci tutti e morire tutti quanti sotto un conflitto atomico, non penso nessuno lo voglia. Però si sente ogni giorno parlare sempre di più di terza guerra mondiale, di guerra atomica, e a me mi sembra veramente che stiamo proprio perdendo proprio qualsiasi raziocinio. Senti, come procederà il lavoro qui a Crotone? Ci sarà una bozza preparatoria che poi verrà cancellata, e poi da lì si incominciano a fare le campiture, quindi le varie zone di colore, poi le sfumature e infine tutti i dettagli. Quanto dura? Dipende da come reagisce la superficie, un tempo preciso non c'è perché dipende da quanto assorbe il muro e da come mantiene il colore, però tendenzialmente il minimo proprio, il minimo assoluto è una settimana, ma non penso ci metteremo. Il muro è condizionato? Il muro non era in condizioni molto buone, però già abbiamo passato l'impregnante sotto per dargli un po' più di stabilità, in modo che l'opera si spera può durare un po' di più. Purtroppo la durata delle opere dipende da come l'intonaco sotto,
si dovrebbe fare ogni volta l'intonaco, però è abbastanza complicato. Ci puoi svelare che immagine hai scelto di Rino Gaetano? No. Ma ci sarà qualche riferimento, per esempio, anche alla pace, alla guerra, qualcosa di più? No, quello in corso d'opera si vede, poi certi ogni tanto quei dettagli che vengono pure durante la realizzazione.